Benvenuti in No DLC Zane 2, una versione completamente diversa della No DLC Zane con un playstyle completamente diverso, in modo da dare a quelli di voi senza DLC la possibilità di avere delle build decenti, ma diverse anche da quelle che ho mostrato in passato. La build di oggi è una build un po' particolare perché renderemo Zane super veloce e super forte contro i nemici normali. Contro i boss c'è un discorso a parte che adesso vediamo. Ora, qual è il problema contro i boss? Il problema è che Zane, senza la mod di classe Seeing Dead che viene dai DLC e senza il ramo viola che viene dal DLC 5, è estremamente debole se non si va ad usare il clone. Il clone sappiamo che è estremamente forte, appunto l'ho messo nella build DLC Zane 1, ma fare una build senza clone è molto difficile farla forte utilizzando armi completamente diverse, meccaniche diverse da quelle che vi ho già mostrato. Quindi, se volete una build forte, l'unica alternativa è quella che vi ho già mostrato. La build di oggi è sì forte, ma non potrete farci un raid boss perché non avrete i danni. Però potrete fare molte cose carine e glitcharvi fuori dalla mappa anche. Detto ciò, vediamo come funziona. La build di oggi appunto punta tutto a rendere Zane il più veloce possibile, e più veloce va, più danni fa. Le armi che abbiamo sono più o meno tutte congelanti, abbiamo una multitap molto buona col danno, è a ricerca, quindi ci aiuta a colpire i nemici mentre corriamo come dei pazzi senza dover mirare, e ha dei razzi gelanti quando ricarichiamo, che è ottimo. Una Monarch non elementale per quei nemici resistenti al ghiaccio, sì. Tront, sto parlando di lui perché altrimenti non lo buttate giù neanche se pregate. Un Butcher, non il per 2, quello che consuma due munizioni per colpo, ma quello normale, che vi permetterà di continuare a sparare per un bel po'. E un Redistributor che, come ben sappiamo, con la barriera c'è una sorta di glitch bug, quello che è, e quindi i colpi saranno sempre caricati, sempre potenziati e sempre si divideranno tra i nemici. Per quanto riguarda il resto dell'equipaggiamento, abbiamo un Frozen Heart. Quando si rompe, congela i nemici e si romperà spesso, sia perché i nemici vi faranno danno, ma non vi preoccupate, lo ricaricherete praticamente all'istante subito dopo, ma anche perché useremo la mod di classe Infiltrator. Avevo provato la Techspert, ma senza l'Infiltrator non c'è abbastanza danno. Questa è l'unica alternativa e per giunta ci rompe lo scudo andando a congelare i nemici ogni volta che usiamo un'abilità d'azione. Quindi not bad. Granata, possiamo prendere quello che vogliamo, tanto non ne vedremo mai di granate, praticamente non le potremo neanche usare, le lasciamo lì. Potevo mettere un secondo termine dell'abilità d'azione, 50% danni extra, ma sinceramente non avremo mai un termine dell'abilità d'azione finché ci sono dei nemici. Quindi non è un gran problema. Il problema sarà contro i boss perché dobbiamo eliminare 2, 3 nemici, 4 nemici prima di colpire il boss, altrimenti il nostro danno sarà più che dimezzato. Per quello appunto la mod di classe Seeing Dead è tanto tanto utile, ma fa parte dei DLC. Per quanto riguarda le abilità, questi sono i rami, usiamo barriere e drone. Le cose più importanti sono correre, fare danno quando corriamo e correre. E fare danno mentre abbiamo le abilità attive e tenerle il più tempo attive possibile. Inoltre abbiamo un po' di abilità per tirarci sullo scudo, ricaricarlo più in fretta, resistere, congelare i nemici, eccetera, che ci serve veramente tanto, perché altrimenti non riusciremo a far molto. Più che altro, quando saremo full scudo, che sarà tecnicamente sempre se riusciamo a congelare i nemici, avremo il bonus massimo da competenza e sicurezza, che è molto utile. Per quanto riguarda i potenziamenti, quelli del drone sono quelli standard. Quelli della barriera non contano praticamente nulla perché non la attraverserete mai, visto che useremo la versione portatile. Abbiamo poi classicissimi gradi guardiano, nulla di cittoso né niente, e Chaos 11. Andiamo. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non perdervi tutte le prossime build che farò. Se volete supportare, è attiva la funzione abbonamenti ad un prezzo bassissimo. Detto ciò, è tempo di provare le armi, le vediamo abbastanza in fretta, non c'è necessità di fare altro, leviamo il barile e via. Innanzitutto c'è il multitap, che come sappiamo non congela,
però ha i razzi congelanti quando ricarichiamo e non è malaccio. L'ho inserita per quello, per mettere una pistola un po' diversa dal solito. Però è molto più forte quando i nemici sono tracciati. Quando i nemici non sono tracciati è praticamente impossibile riuscire a utilizzarla al meglio. Per cui mi raccomando, tracciate sempre i nemici. Passiamo alla Monarch. Non ha bisogno di spiegazioni o introduzioni, è la Monarch. Cioè, fine. Fa tanto danno, è tanto forte. Ora, è l'arma praticamente più forte della build tecnicamente, ma ripeto, questa build, senza il clone, senza i danni di splash, non può fare molto. Questo è il problema di Zane ed è il motivo per cui era abbastanza snobbato all'inizio e adorato quando poi è stato inserito il quarto albero abilità. Si va di Butcher, non ha bisogno di spiegazioni, vedete che Butcher praticamente fa una marea di danno, spara a lungo e consuma pochissime munizioni visto che le rigenera a caso. Purtroppo ogni tanto finisce, ma non è quel gran problema. Vedete che riusciamo a cavarcela comunque, ogni tanto fa delle stricche abbastanza lunghe, come questa qua. Proviamo ora l'ultima arma che mi è rimasta, il Red Distributor, che è l'arma poi più utile contro i gruppi di nemici in questa build. Vedete che letteralmente, ok, adesso mi è scaduta la barriera, ma già di base è abbastanza utile. Con la barriera ogni colpo diventa potenziato e quindi ogni nemico viene connesso con un raggio agli altri nemici e più ci sono nemici vicini più danno farete, più in fretta lo farete. È qualcosa di stupido, guardate questo blocco di nemici quanti vanno giù velocemente, cioè è letteralmente assurda sta roba con la barriera di Zane. Il problema di questa build, ve ne accorgerete, è appunto l'assenza di nemici. Se c'è un solo nemico, se c'è un solo boss, non avrete modo di attivare tutte le varie kill skill senza la Seeing Dead. E questo vuol anche dire non riuscire a utilizzare la maggior parte delle abilità. Ancora una volta, problemi dello Zane originale senza i DLC. C'è un motivo se la Seeing Dead è così adorata. Comunque, andiamo a testare un boss. Ora vediamo Tront. Tront è abbastanza difficile per questa build, sia perché è resistente al ghiaccio, sia perché nasconde un po' il punto critico, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che la Monarch riesce a farlo abbastanza velocemente, ma come vi dicevo prima, senza dei nemici intorno non possiamo attivare le kill skill, non riusciamo a tenere attive le cose. Le altre armi sono praticamente inutili, non andate a utilizzare il Butcher o il Redistributor eccetera, non sono armi da utilizzare contro i boss. Contro i boss l'unica alternativa è la Monarch e bisogna avere pazienza. Lo so che molti di voi saranno delusi, volevano una build a Raid Boss, ma ancora una volta, la build a Raid Boss può essere solo col clone e solo col danno splash. L'ho già fatta per Nodi LC2 Zane 1, Nodi LC Zane 2 deve avere un gameplay diverso per dare più scelta a chi non piace quel tipo di gameplay. Questo vuole anche dire perdere un po' di potenza, ma è comunque fattibile con pazienza. Wutan o ancora peggio Scourge invece saranno molto più difficili. In quel caso mi sa che sarete costretti a passare all'altra build, che comunque è priva di DLC. Cliccate qui per vederla.